Ma subito dopo il concilio, nel travaglio che culminò nel 68, ai diversi livelli, i gruppi fuci, in senso attivo e passivo, vissero le tensioni delle aspirazioni e delle trasformazioni che mi pare utile raccogliere in rapidissima sintesi così. La prima, il processo e le tensioni del rinnovamento ecclesiale. E in quel periodo portarono alla elaborazione, e questo mi pare testimoniarlo, sia quanto mai opportuno, portarono ad una nuova visione della pastorale universitaria. Ricordo il convegno di Verona del 69, quello di Napoli del 71, di Spoleto, ecco, che poi approdò il tutto al primo convegno ecclesiale della Chiesa italiana nel 76, Evangelizzazione e Promozione Umana. Quindi il rinnovamento pastorale. Secondo, la trasformazione del sapere e la frammentazione dei saperi, con tutte le conseguenze di carattere epistemologico, didattico e metodologico, oltre che istituzionale, delle università. E qui prende corpo la trasformazione soprattutto della figura dello studente universitario. Sorsero i centri universitari cattolici e in primo piano emerse l'attenzione alla condizione studentesca. Siamo nel quadro del 68 e la condizione studentesca diventa, direi, soggetto primario. Terzo momento è il rinnovamento teologico del dopoconcilio, con il problema della educazione nella fede. Paolo VI ci diede allora la Evangelii Nuntiandi, quella che Papa Bergoglio chiama, ecco, la sua ispirazione ancora viva e attuale. E oggi c'è in atto un sinodo, il sinodo dei vescovi che è dedicato ai giovani. Ma se voi riprendete in mano, ecco, Ricerca e l'andate a sfogliare in quegli anni, trovate l'analisi e il commento ai primi tre sinodi della Chiesa, proprio per dire come questo cambiamento e questo rinnovamento della comunità ecclesiale, che qui non stiamo ad elencare, si è fatto presente. La Fuci in questo spazio di tempo del pontificato di Papa Montini. Quale eredità noi abbiamo raccolto soprattutto da lui? Anche qui sottolineature. La prima, la cura degli assistenti. Forse oggi appare un pochettino di meno, non solo degli assistenti nelle sedi universitarie, ma in tutte le realtà diocesane e ovunque, anche nei piccoli centri di periferia dove gruppi di universitari maturavano la loro esperienza. E qui nacque quella collegialità di conduzione che Paolo VI aveva nel cuore e che ci ha dato, sono state già ricordate proprio, ecco, dal Presidente Unita alcune figure, ma io le ricordo proprio come i padri di questa realtà unitaria di conduzione. Sono stati i nostri padri, ricordo Emilio Guano, Franco Costa, Antonio Zama, Agostino Ferrari Toniolo, Lorenzo Vivaldo, eccetera. Ed è importante ricordare non solo questa presenza dell'assistente nel gruppo, ma anche questa capacità di lavorare insieme. E proprio qui non posso non sottolineare gli incontri, che quello che allora si chiamava il Consiglio Superiore della realtà universitaria aveva con Paolo VI. Non è facile oggi parlare di udienze, di incontri. Allora questa realtà c'era, non solo, ma c'era anche, e lo sottolineo, una rivista che non c'è più, Presenza Pastorale, in cui non solo
la voce, ma i laureati e tutti gli assistenti dell'Azione Cattolica offrivano il loro contributo alla Chiesa italiana. Lo sottolineo perché questa è una testimonianza. Il passaggio del Concilio nel tessuto delle realtà italiane si deve attraverso questi strumenti e credo che sia un dato di cui dobbiamo essere, se ce ne fosse l'opportunità, orgogliosi. La cura degli assistenti, la prima eredità di Papa Montini, la seconda è la passione per la verità e una ricerca sempre aperta. Abbiamo sentito il contributo culturale di Montini nel cammino della Chiesa italiana e anche della Chiesa tout court nel suo pontificato. Ma noi lo dobbiamo cogliere anche dentro le dinamiche dei nostri gruppi associativi. Mi riferisco a questa passione per la verità. Non so se qualcuno di voi l'ha avuto in mano. È stato pubblicato un testo di 250 pagine e ci sono 500 citazioni e anche testi tutti manoscritti di Papa Montini di commento a Sant'Agostino. Nella sua vita e di arcivescovo a Milano e di Papa, leggeva quotidianamente Agostino e ne annotava il significato non solo intellettuale e anche spirituale. 500 passi delle opere di Agostino, tutte esplorate e passate attraverso le sue mani. Ma ecco, questa ricerca sempre aperta, è stato ricordato il ruolo intellettuale, ma non dimentichiamo il ruolo di umanesimo integrale, come anche l'altro, i tre riformatori che ha promosso nell'Editrice Studium, e poi la sua amicizia, oltre che quella con Maritain, a cui consegnò il messaggio del Concilio a conclusione per gli intellettuali e la cultura, ma anche poi le conversazioni con Jean Guiton. La verità della fede. Ecco, ce lo ha ricordato questa mattina Don Sterkal, il simbolo, il credo pronunciato in la chiusura dell'anno della fede. E questo intellectus fidei in cui ritorna continuamente nella sua esperienza e nelle sue omelie. E la terza eredità, l'amore e l'entusiasmo per l'uomo e per la sua umanità. Io vorrei che incorniciassimo il discorso che Montini ha fatto il 7 dicembre del 1965 chiudendo il Concilio, quando dice: la religione del Concilio è la religione della umanità e l'antica storia del buon samaritano è stata la esperienza e il progetto del Concilio Vaticano II, di quest'uomo vivo, quest'uomo fenomenico, quest'uomo tragico, quest'uomo infelice, quest'uomo sacro, ma anche l'uomo che diventa anche da peccatore a santo. È un testo da incorniciare, ma soprattutto è un programma da tener presente. Ma proprio per questo entusiasmo o religione per l'uomo, usa proprio questa espressione, io credo che potremmo almeno ricordare qualche gesto. Quello, per esempio, di aver consegnato in quel 69 a Armstrong, che mette il primo piede sulla Luna, il Salmo 8. Che cos'è l'uomo? Perché tu te ne ricordi, no? Ecco, glielo ha consegnato perché lo deponesse là dove l'uomo per la prima volta metteva il suo piede. E qui allora noi possiamo ricordare la sua attenzione per lo studio e la carità. Non lo dimentichiamo. La Fuci si qualificava per lo studio, l'intellectus fidei in particolare, e le opere di San Vincenzo.
da legare insieme. Oggi ne abbiamo la proclamazione in Papa Bergoglio, e la professionalità e il servizio. Ma quello che ha ricordato il Presidente Unita è sufficiente. E allora, ecco, io vorrei, non abbiamo il tempo, ricordando queste grandi cifre per rileggere una storia, ricordare alcune realtà molto semplici, molto umane, esperienze anche dirette personali. Un po' le ho avute andando da lui, attraverso gli amici, attraverso Manziana, attraverso Monsignor Costa. Incontrarlo non era realtà difficile. Ma tre cose vorrei che potessero diventare proprio ragione di testimonianza. La prima è il tessuto delle relazioni. Paolo VI è stato il Papa, almeno questa è la mia esperienza, di come si intessono, rimangono, si coltivano e diventano realtà che sostiene l'esistenza, le relazioni umane. Due esempi. La prima volta che io sono andato, ho citato già il Consiglio Superiore della FUCI da Paolo VI, siamo nel 66, vengo presentato, non ricordo se c'era anche Romolo oppure chi fossero allora i presidenti anche del MEIC, e dice, mi presentano Don Chiarinelli di Rieti. Voi andate dal Papa, noi andiamo dal Papa, e presentato così mi guarda un momento e fa questa testuale espressione: allora lei conosce il dottor Dante Rotili di Santa Capito di Fiammignano? Uno che sente in una diocesi così dispersa e piccola un indirizzo nella mente del Papa e un nome rimane trasecolato. Ecco, io fui fortunato perché la figlia di questo, che era un farmacista di questo paesino, l'avevo a scuola, insegnavo allora al liceo di Rieti. Chi era quest'uomo? Era un fucino che aveva avuto nel gruppo romano negli anni 28 e 20. E 29 come segretario del gruppo, e aveva conservato la relazione, per cui si scambiavano anche delle lettere, e aveva in mente nome e indirizzo dove egli risiedeva. Tornando da Acireale, da una visita, porto il nome, il cognome non lo ricordo, c'è forse Rossi che ve lo può suggerire, di Acireale. E mi dice una signorina di circa 70 anni, io sono stata fucina con Papa Montini, se me lo saluta, se dovesse vederlo. Andiamo in questa udienza e dico, poi Padre Santo, c'è il saluto di Giuseppina da Cireale. Si ferma un momento e fa, Pinuccia. Voi capite che cosa significhi questo? Ma parlo non di un assistente, parlo di un Papa, e questi ricordi ammontano agli anni dal 25 al 33, quando è stato assistente nazionale della Federazione. E potrei continuare su questi aneddoti e su questi ricordi, ma non voglio indulgere a questo. Voglio però ricordare un'altra cosa su questa testimonianza, quello che egli ha indicato su due fronti, la formazione spirituale e l'amore alla Chiesa. Insieme, terzo, il culto per lo Spirito Santo. E cito, si tratta di testimonianze. Nel 1953 noi abbiamo cominciato ad incontrare la figura di Carlo de Foucault attraverso quel libro di Voillaume,
come loro, che a me è stato consegnato nel 1954 da Lazzati, Giuseppe Lazzati, nel momento in cui ci fu quella crisi Nazione Cattolica. Lazzati ci diede il libro Come loro. Lo vado ad aprire e c'è una prefazione, è del vescovo Monsignor de Provencer, della località dove, ecco, era nato il primo gruppo dei Fratelli di Gesù. L'amicizia con Pasquale Macchi mi ha consegnato 7 fogli manoscritti di Paolo VI che erano la prefazione a quel libro. Voyon, allora priore dei Piccoli Fratelli, gli aveva chiesto la prefazione per la seconda edizione italiana di Come loro, da pubblicare in italiano, appunto. E Montini l'ha scritta questa prefazione. Poi fu nominato arcivescovo di Milano e allora mise dentro a tutto quello che doveva portare a Milano anche questi fogli. Voyon non li ricevette e pubblicò il volume con un'altra prefazione, ma quella di Giovan Battista Montini, che io ho qui, è un gioiello in cui dice come oggi non sia possibile il ministero sacerdotale se non attraverso quella vita di dedizione e di povertà che nel clero italiano trova una sua conferma, ma che l'orizzonte di Carlo de Foucault ha indicato per il mondo intero. Noi oggi, a distanza di anni, riusciamo a capire, perché abbiamo 98 formazioni religiose che si ispirano a Carlo de Foucault, che cosa significasse l'aver messo il dito e la centralità della formazione spirituale per essere autenticamente cristiani. L'amore alla Chiesa. Anche qui un aneddoto. Nel 1964 Montini parte per il viaggio in Terra Santa, è stato più volte ricordato, ed ebbe il colloquio il 5 sera con Atenagora. È andato via, oggi non c'è qui Raniero Lavalle, ma lui allora era alla RAI e trasmisero quell'incontro. Finito l'incontro, il registratore della RAI restò acceso. Tutti andarono via e Atenagora e Papa Montini rimasero soli. E la Information Catholique ha pubblicato quel colloquio. Cominciano dicendo in che lingua parliamo e Papa Montini dice sì, preferirei il francese. Parlano in francese tutti e due. Io me lo rileggo, è un testo non pubblicato perché la RAI non l'ha potuto evidentemente utilizzare, lo pubblicò in francese la Information Catholique e è un testo stupendo. Due fratelli che si incontrano dopo 800 anni, io non so descrivervi, mi piacerebbe farci un convegno e leggere quel testo. Due fratelli che si amano, che si guardano non solo negli occhi ma nel cuore e che si sente palpitare nella loro parola l'amore alla Chiesa, l'amore all'unità, l'amore a Cristo e si abbracciano e dicono tocca a noi realizzare questo che è il sogno dell'unico nostro maestro, Papa Montini. Ed era andato laggiù, lo abbiamo sentito anche ieri, non per un viaggio soltanto, ma per dire al Concilio quale era l'obiettivo e quale era la identità che la Chiesa andava riscoprendo. E chiudo, ce l'ho nelle orecchie. Il 29 di novembre del 1972, un mercoledì, tiene l'udienza. E l'enunciato di quell'udienza era di che cosa ha bisogno la Chiesa. E con quella sua voce roca, con quel tono appassionato,
con quella intensità delle sue espressioni di che cosa ha bisogno la Chiesa, e fa una serie di difficoltà che si incontrano e risponde: la Chiesa ha bisogno della sua perenne Pentecoste. E andiamole a leggere i discorsi che ha tenuto sullo Spirito Santo e su come ha voluto che anche nella dinamica conciliare venisse ripreso questo testo. Io non voglio allungare oltre, ma vorrei soltanto dire che ho qui anche tra mano, senza voler abusare della vostra attenzione e della vostra pazienza, l'ultima udienza che ha tenuto. L'ha tenuta il 2 di agosto del 1978. Caro Don Sterkal, è intitolata così: nella fede la pienezza, la fortezza e la gioia della vita cristiana. Il 2 agosto del 68. E il 6 Macchi mi ha dato l'Angelus, che non pronunciò quel giorno, è morto la sera di quel momento. In questo testo egli dice: è la trasfigurazione, e noi dobbiamo meditare su questo mistero. Ma la trasfigurazione non è solo il messaggio della trasfigurazione di Cristo. Leggo solo la conclusione, l'inizio e la conclusione. La tua trasfigurazione, Cristo, getta una luce abbagliante sulla nostra vita quotidiana e ci fa rivolgere la mente al destino immortale adombrato in questo evento. E aggiunge: quel corpo che si trasfigura davanti agli occhi attoniti degli apostoli è il tuo corpo, e Cristo, o Cristo nostro fratello, ma è anche il nostro corpo chiamato alla gloria. Quella luce che lo inonda è e sarà anche la nostra parte di eredità e di splendore. Quella sera Paolo VI, che domani sarà proclamato santo, chiuse la sua esistenza. Era il giorno della trasfigurazione del Signore e la sua. E per chiudere, visto che è testimonianza, io porto un piccolo anello. Il 28 di agosto del 1982, un medico, Beppe Stabilini, che era medico di Paolo VI a Milano, parte da Lecco, dove si era ritirato, e viene a Cascia, dove io stavo tenendo un corso, e mi porta questo piccolo anello dove sono incise quattro lettere: V, F, I, C, Veritatem facentes in caritate. E mi dice: questo me lo ha dato Paolo VI e mi ha detto: prima che lei chiuda il suo cammino, se può, me lo dia a Don Chiarinelli. È venuto a portarmelo. Non so per quale ragione, ma lo conservo, perché è un piccolo segno di un grande legame che non solo lega la mia vita, la vita della comunità cristiana a quel Papa, ma lega anche i passi della Federazione Universitari Cattolici Italiani e dei laureati che lui ha avuto nel cuore e che ha accompagnato a scrutare i segni di Dio. Grazie.